Rubinetterie Bresciane per la prima volta presente a Bologna con questa nuova edizione di H2O che non si svolge a Ferrara. Quali sono gli orientamenti di questa azienda che è sempre presente nel mercato? Beh, noi crediamo nel futuro, abbiamo investito tantissimo, abbiamo fatto uno stabilimento nuovo, crediamo di una rinascita industriale italiana, crediamo nelle persone italiane, investiamo nelle aziende, investiamo nelle persone, investiamo quindi anche nelle fiere perché riteniamo che la fiera sia un mezzo di comunicazione importante per far sì che le persone sappiano esattamente ciò che facciamo, oltre che essere un mezzo per le relazioni. A proposito di quello che fate, quali sono le novità che presentate in fiera? Lo chiediamo a Donato Pintossi, il nostro specialista. Sì, le novità naturalmente riguardano i nostri due settori principali che qui presentiamo, che sono la distribuzione dell'acqua e del gas. Nella distribuzione dell'acqua ciò che presentiamo è una valvola che consenta alle aziende di distribuzione acqua di gestire le morosità, consentendo comunque la fornitura di il minimo vitale, il cosiddetto minimo vitale. Quindi è una valvola che si può chiudere, però consente alla famiglia comunque di avere acqua a sufficienza per il mantenimento, senza far funzionare i servizi tecnologici all'interno della casa. Questo per quanto riguarda l'acqua. Per quanto riguarda il gas, abbiamo soluzioni che riguardano l'installazione dei nuovi contatori smart meter, che è il grande argomento di questi tempi. Quindi abbiamo degli adattatori che consentono appunto di adattare i vecchi impianti alle nuove soluzioni, così come valvole per i nuovi contatori G10 e G16, quindi di grandi dimensioni, per gestire in sicurezza le morosità e le manovre di sicurezza, appunto. Abbiamo poi valvole anche che presentiamo qua da interramento diretto per gas, con la possibilità di accorciare la prolunga e di dimensioni anche superiori a quelle che fino a questo momento abbiamo realizzato. Oltre all'acqua e al gas avete anche qualcosa per altri settori, tipo questa super valvola gigantesca? Sì, questo è proprio una delle novità recentissime nostre, il settore oil and gas. Sono valvole di grandi dimensioni, dai direi 14 pollici in avanti, insomma, per la distribuzione di gas, ma anche per altri utilizzi in particolar modo. Per questo abbiamo creato una divisione particolare che si chiama Oil and Gas, presente nell'altra nostra società, nella nostra consorella Valpres, che realizza appunto questo tipo di valvole, ed è un progetto completamente nuovo che fa parte del nostro sviluppo, insomma, sostanzialmente. Un'azienda più grande, ampliata, che crede nel futuro e che sicuramente porta all'estero l'eccellenza italiana. E direi di sì, siamo una piccola media azienda, uno dei prototipi italiani che stanno funzionando e che stanno dando comunque lustro e che permettono all'Italia di mantenere il secondo posto in Europa come stato manifatturiero e che permettono alla popolazione di poter avere un futuro migliore. Io credo che questo del manifatturiero sia un argomento molto importante, fatto dallo Small Business Act, che permetta di arrivare al 20% del PIL nel settore industriale. Noi siamo una di quelle piccole e medie aziende che fa uno sforzo importante per credere in questo futuro e per dare la possibilità agli italiani di avere un futuro migliore. Io vi ringrazio e arrivederci. Grazie. E buona fiera.